Buongiorno amiche ed amici, oggi abbiamo qui per voi una pistola che per il mercato italiano è molto interessante, cioè la Beretta APX in calibro 9x21. La Beretta APX è la prima striker fired full size prodotta dall'azienda di Gardone Valtrompia. Perché ho messo l'accento sulla parola full size? Perché in realtà Beretta ha già sperimentato con il concetto di pistola a percussore lanciato con la Beretta Nano, una pistola che in effetti ha molti punti in comune con la APX. Guardando entrambe le armi smontate, infatti, possiamo notare diverse analogie, come la possibilità di cambiare il fusto polimerico oppure la matricola riportata sul pacchetto di scatto. Mi sento quindi di dare una definizione piuttosto azzardata, cioè che in sostanza la beretta PX altro non è che una beretta macro, se vogliamo. Senza ulteriori indugi, avviciniamoci alla pistola e diamo un'occhiata più da vicino. Prima di tutto due parole sulle specifiche tecniche. La beretta APX è disponibile in due calibri, 9x21 e 40 Smith Wesson. La canna nitrurata misura 4 pollici e 25 e l'altezza è di 142 mm. La lunghezza si ferma a 190 mm e il peso, con pistola scarica, è di 800 grammi. La versione che abbiamo qui per voi oggi è la APX Full Size, cioè la versione tra virgolette standard. Beretta però si è data molto da fare e sul mercato sono disponibili ormai moltissime versioni alternative. Ad esempio, ci sono le compatte eh, Centurion e Compact, la Subcompact APX Carry, la versione con finitura Flat Air Kurt che si chiama Tactical. E infine troviamo anche delle varianti compatibili con Red Dot, che sono, le, che sono i modelli RDO e Combat. Come la maggioranza delle pistole a percussore lanciato, anche la Beretta PX utilizza una ormai classica chiusura Browning modificata. Un tipo di chiusura semplice ma allo stesso tempo efficace. Sicuramente avrete notato o vi avranno fatto notare le fresature di presa eh, sul carrello della PX. Queste fresature infatti sono diventate un po' il marchio di fabbrica della pistola. Ad alcuni piacciono, altri invece le trovano piuttosto bruttine. Ecco, una sola cosa è certa, si tratta di una feature decisamente funzionale. Infatti, eh, grazie a queste fresature, si può afferrare il carrello praticamente in ogni punto, dal dietro, dal davanti, dove vi pare insomma. Inoltre, le fresature sono molto grippanti, quindi potete scarrellare l'arma tranquillamente anche se avete mani bagnate, sporche di fango o quant'altro vi possa capitare. Se siete degli operatori super tattici, poi potete fare degli ottimi press check per controllare la presenza di un colpo nella camera di scoppio. Ecco, per quanto riguarda sempre l'estetica, c'è da dire che il carrello sembra un po' un toblerone con queste fresature, però eh, la bellezza è una cosa soggettiva. Il fusto è completamente in polimero e può essere cambiato a piacimento. Questo perché la matricola è riportata sul pacchetto di scatto interno alla pistola ed è visibile attraverso questa finestra. Il fusto quindi non è altro che un semplice pezzo di plastica che può essere cambiato senza problemi. Sul dash cover abbiamo una slitta picatinni a tre slot e il ponticello ha dimensioni maggiorate per poter sparare anche quando si indossano pesanti guanti invernali. Il dorsalino è intercambiabile e potete scegliere tra tre diverse dimensioni, small, large oppure medium. Visto che potete cambiare anche l'intero fusto, se siete particolarmente tamarri, potete mischiare un dorsalino di un colore con un fusto di un altro, in maniera da creare interessanti combinazioni. L'impugnatura è senz'altro uno dei punti di forza della pistola. La APX, infatti, è molto ma molto ergonomica e personalmente ho sentito solamente cose positive riguardo l'impugnatura. Ai lati troviamo una texture antiscivolo molto grippante. Che è presente anche sul backstrap. Sulla parte frontale invece possiamo notare, oltre alla solita texture antiscivolo, anche delle finger grooves, cioè degli spazi per posizionare le dita. Nel caso in cui questi spazi non vi piacciono potete cambiare completamente il fusto e passare ad uno con impugnatura dritta. Possiamo anche notare che il bocchettone di alimentazione ha un taglio ai lati. Questi tagli servono per poter afferrare il caricatore ed estrarlo nel caso in cui esso rimanga bloccato all'interno della pistola. Il pulsante di sgancio caricatore è reversibile ed è anch'esso molto ergonomico. Infatti ha un profilo a goccia che permette di sganciare il caricatore senza bisogno di cambiare la posizione della mano sull'arma. Il caricatore è in acciaio e ha una capacità di 15 colpi. Per smontare il pad basta premere questo pulsante e sfilare il pad stesso. Per la gioia dei mancini l'old open è ambidestro, quindi si può sganciare il carrello da entrambi i lati della pistola. Il grilletto ha un profilo piatto. E, come potete vedere è dotato di una linguetta di sicurezza in stile Glock. A cosa serve questa sicura? In sostanza se prima non si preme la linguetta il grilletto non può arrivare a fine corsa. Questa sicura aiuta anche in caso di caduta, infatti evita che il grilletto per inerzia possa arrivare a fine corsa facendo partire un colpo accidentale. Intanto che ci siamo, parliamo un po' dello scatto, che non è niente male, specialmente considerando che l'APX è una pistola, tra virgolette, da combattimento. C'è un poco di precorsa, come vedete, però davvero poca. Lo scatto è netto e non troppo pesante, e anche il reset è breve e deciso. Questi tagli sul fusto servono a ricordare all'utente che quando non si spara il dito va messo qui. Sul lato destro del fusto troviamo questo piccolo pulsante che può essere premuto con un cacciaspine. Premendo il pulsante si disarma il percussore in maniera da poter smontare la APX senza prima dover premere il grilletto. Si preme il pulsante e si fa arretrare leggermente il carrello e il percussore viene disarmato. Dal mio punto di vista per un civile questa caratteristica è piuttosto inutile. Infatti se avete un po' di sale in zucca sapete che prima di smontare un'arma e quindi prima di premere il grilletto bisogna sempre controllare che la camera di scoppio sia vuota. Gli organi di mira sono in acciaio quindi si possono tranquillamente utilizzare come punti di appoggio per scarrellare l'arma con una mano sola. I riferimenti sono due pallini bianchi sulla tacca di mira e un punto bianco più grosso sul mirino. Come da tradizione Beretta, quando si preme il grilletto, un piolo fuoriesce dal carrello per segnalare il corretto funzionamento della sicura al percussore. Questa scelta non è andata molto giù agli americani che amano fresare il carrello delle proprie pistole per montare un red dot oppure utilizzano delle basi per red dot che si inseriscono a coda di rondine al posto dell'attacca di mira. La presenza del piolo infatti rende queste operazioni piuttosto complicate. Passiamo allo smontaggio. Come vi dicevo prima io sono un fan del metodo classico, quindi via il caricatore. Assicuriamoci che l'arma sia scarica e premiamo il grilletto. Adesso dobbiamo premere questo pulsante sul lato destro del fusto e allo stesso tempo spostare verso il basso questo chiavistello di smontaggio. Separiamo il carrello dal fusto e rimuoviamo la molla di recupero e la canna. E la pistola è smontata. Intanto che la pistola è smontata, possiamo dare un'occhiata alle sue caratteristiche interne. Come potete vedere, le guide di scorrimento sono più lunghe rispetto a quelle di altre Striker Fired, caratteristica che migliora l'accoppiamento carrello-castello. Inoltre, premendo il grilletto, possiamo dare un'occhiata alla leva che disarma la sicura al percussore, questa qui. La sicura al percussore è questa qui. Quando non è schiacciata il percussore non può andare avanti e quindi il colpo non può partire. La leva che vi ho fatto vedere in precedenza comprime la sicura al percussore e permette al percussore stesso di fuoriuscire e far partire il colpo. Il piolo che esce dal carrello serve a confermare il corretto funzionamento del meccanismo. Il guida molla è in polimero e sono presenti due molle di recupero prigioniere. Cambiare il dorsalino è un'operazione facile e veloce. L'unica cosa che dovete fare è rimuovere l'asta in metallo che fissa il dorsalino all'impugnatura. Per intenderci, l'asta di cui vi sto parlando è questa qui. Tenendo il fusto in questa maniera, vedrete che dall'interno dell'impugnatura fuoriesce l'apice dell'asta. Quello che dovete fare è con un cacciaspine spingere l'apice dell'asta a sinistra e al contempo verso il basso. Noterete che l'asta comincia a fuoriuscire dall'impugnatura. Tiratela fuori del tutto. Rimuovete il dorsalino. E posizionate l'altro dorsalino, per ultima cosa, fissate nuovamente l'asta, spingetela fino in fondo, e avete fatto. La procedura per rimuovere il fusto è un po' più complicata, però vi prometto che con un po' di pratica riuscirete a fare il tutto a occhi chiusi. Per prima cosa, mettete in orizzontale il chiavistello di smontaggio e fatelo fuoriuscire dal fusto. Ora quello che dovete fare è riuscire a sollevare questa molla a uncino che è appoggiata a questo perno. Tenete presente che essendo davanti una telecamera la cosa è molto più complicata. Ce l'abbiamo fatta, vedete che la molla è sollevata. Tenetela sollevata con un cacciaspine e con un secondo fate uscire questo perno qui. Ok, e la parte più difficile è fatta. Per ultima cosa schiacciate leggermente il pulsante che disarma il percussore e nel frattempo sollevate il pacchetto di scatto. Vedrete che incomincia ad uscire. E il gioco è fatto. Questo è il pacchetto di scatto, cioè la parte matricolata e questo è il fusto in polimero che altro non è che un accessorio. Prima di reinserire il pacchetto di scatto in un nuovo fusto, tenete a mente tre cose. Prima di tutto, la leva di collegamento deve essere all'esterno del pacchetto di scatto, quindi così e non così. Poi la leva, la molla a uncino deve essere il più in alto possibile, quindi non così. Ma così e per ultimo ricordatevi che il perno che abbiamo rimosso in precedenza va inserito con l'incavo per la molla uncino rivolto verso sinistra. Quindi la direzione è questa. Prendiamo il fusto. Io ho scelto un fusto con impugnatura dritta priva di finger grooves. Inseriamo il pacchetto di scatto. e premiamo leggermente il bottone che disarma il percussore. Blocchiamo il pacchetto di scatto nel fusto e inseriamo il chiavistello di smontaggio, sempre in orizzontale. Rotiamolo verso il basso per poi rimontare l'arma e ora rimettiamo il perno che abbiamo rimosso in precedenza. Per prima cosa solleviamo la molla a uncino e poi iniziamo a far entrare il perno dal lato sinistro del fusto, sempre tenendo la molla sollevata con il cacciaspine. Ok, arrivati a questo punto... Spingiamo verso il basso la leva di armamento e facciamo andare avanti il perno. Riposizioniamo la molla a uncino nel suo incavo. E abbiamo fatto. Il fusto è stato sostituito. Rimontare la pistola è un gioco da ragazzi. Prendiamo il carrello, inseriamo la canna e fissiamo la molla di recupero. Per ultima cosa mettiamo il tutto sul castello, avendo cura di avere il chiavistello di smontaggio in verticale. Diamo un colpo secco e siamo pronti all'azione. È giunto il momento di tirare le somme. La Beretta APX è un'ottima pistola e inoltre è una pistola che può competere ad armi pari con la concorrenza. È infatti dotata di tutti gli elementi che caratterizzano una striker fired moderna, come la possibilità di sostituire il fusto polimerico, la matricola riportata sul pacchetto di scatto ammovibile, le fresature di presa frontali, l'asse della canna ribassato e gli organi di mira in acciaio. Gli elementi che mi sono piaciuti di più, come avrete capito dal video, sono stati l'ergonomia dell'impugnatura e lo scatto di fabbrica, che per essere uno scatto di fabbrica è davvero ottimo. Quello che invece non mi ha fatto impazzire è stata la procedura per rimuovere e reinserire il pacchetto di scatto amovibile. Questa procedura, infatti, le prime volte è un po' complicata. Per quanto riguarda l'affidabilità, la APX è stata eccellente. Questa APX ha allattivo qualche migliaio di colpi e non mi ha mai dato nessun tipo di problema. Molti di voi sicuramente si staranno chiedendo se è il caso di comprare una beretta APX oppure una Glock. In futuro sicuramente faremo un video in cui faremo un paragone tra la beretta APX e la Glock 17 e poi vi daremo le nostre impressioni. In sostanza, però, posso dire che il voto per la beretta APX è senza dubbio positivo. Speriamo che il video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se non vi è piaciuto lasciate un non mi piace, se invece avete qualche domanda lasciate un commento, li leggo sempre volentieri e cerco di rispondere a tutti. Se volete darci una mano a fare altri video non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale e anche di condividere questo video. Ci vediamo alla prossima!